Mercury Comics. Ciao a tutti, siamo qui sempre da Luca Comics and Games e anche se ci sono tanti ospiti che hanno chiesto di avere uno spazio, noi stiamo cercando di fargli straordinari per accettarli tutti. Stavolta ci siamo ritagliati uno spazzicino, sì. Un posticino per noi. Perché c'era una cosa importante da dire e un'altra importante da fare. Allora, la cosa importante da dire è che quest'anno, come si può vedere, aspetta che lo mettiamo sulla camera a mano. No, funziona al contrario, si sposta la camera, non si sposta l'oggetto. Allora, la camera a mano lo riprende, eccola qui, vedete la spilla che questa volta è stata fatta un po' più grossa, che Mercury Comics. Tu continui a chiamarla spilla, ma è un cavatappi. In questo caso sì, un cavatappi, aspettate che la rimettiamo bene. Ok, eccola qui, la vedete in tutta la sua magnificenza. Vedete che sotto c'è un 10 e la matita è stata sostituita da un pennarello, perché quest'anno noi trasmissione Mercury Comics festeggiamo, cambiamo la camera che i soffitti di Luca sono belli. Ci lasciano. Speriamo anzi che tengano la pioggia che sta scendendo. Quest'anno cosa succede? Succede che la trasmissione compie 10 anni. Sono 10 anni che noi parliamo di fumetti. In realtà Mercury Comics è nata non 10 anni fa, ma 11 anni e mezzo fa. Ma era una piccola rubrica 11 anni e mezzo fa. Eravamo una costola, sì. E poi siamo diventati una donna. Succede nelle migliori tradizioni. E quindi da 10 anni nasce, 10 anni fa nasce la trasmissione Mercury Comics, che negli anni ha intervistato un sacco di autori, editori, illustratori, siamo stati in un sacco di passanti. Eventi. Passanti. Sì, anche. E sebbene condotta da due cialtroni, come quelli che vedete qua, numero uno e numero due, abbiamo veramente ma grazie al supporto di dei super tecnici come Lorena che ad esempio adesso è dietro, o come Steve a Torino, o Fab che si è anche lui è passato alla regia, o come Mushi che tiene sulla radio, o Mushi che tiene su tutto, o i nostri Bergaborg e Andrew che ci salutano da casa perché non hanno potuto intervenire in questa. E Morsak che vi saluta da un'altra trasmissione, perché lui adesso fa anche la trasmissione dei giochi. Siamo una famiglia abbastanza grossa che è cresciuta nel tempo e che continua a crescere, e quindi noi siamo contenti di arrivare a questo compleanno e speriamo al prossimo compleanno quantomeno di rivederci. Sto trattenendomi dal fare la solita battuta. Non la fare, ti prego. Andiamo avanti. Allora, la seconda cosa che volevi dire, quella che bisogna fare da qualche anno, tre una fattispecie, abbiamo istituito una cosa che a me stava molto a cuore, un premio che noi decidiamo di dare ai fumetti che ci sono piaciuti di più. Sì. Occorre fare una piccola premessa, che è sempre la stessa, cioè infatti, noi leggiamo i fumetti che ci piacciono e quindi valutiamo le cose a nostro gusto, non abbiamo pretesa di essere degli intenditori di altissimo livello e probabilmente non tutti condivideranno le nostre opinioni, non le condividiamo neanche noi a volte. No, però ce ne possiamo fare una ragione, mettiamola così. Detto quindi, questo, ci picchiamo durante la trasmissione e anche durante l'arco dell'anno, esaminando tutti i fumetti che ci capitano sotto mano e diamo più o meno delle valutazioni a gusto personale. Sì. E poi confrontando queste valutazioni arriviamo alla fine dell'anno e tiriamo le somme e abbiamo deciso, perché non assegnare un premio? Esattamente. E quindi, come abbiamo fatto l'anno scorso e come abbiamo fatto 3 anni prima, perché abbiamo avuto un anno di buco in cui abbiamo cercato di capire bene come gestire questa roba che non era per nulla semplice, anche perché non era carino arrivare a scannarci tra di noi, abbiamo dovuto trovare un modo per mediare tutta questa roba. E alla fine siamo arrivati alla conclusione che diamo alcuni premi che ogni tanto vengono raddoppiati, triplicati o moltiplicati, perché abbiamo deciso che ma dobbiamo premiare anche quest'altra cosa, quindi siamo partiti con 5 premi, poi sono diventati 7, adesso credo che siamo attorno ai 9. E ti rivelerò una cosa,
sia Leisner che altri premi molto più blasonati del nostro hanno fatto lo stesso identico percorso. Ecco. Sono partiti con pochi premi in poche categorie per allargare sempre, sempre, sempre di più. Quindi è normale, mettiamola così. Quindi adesso ci stanno allargando sempre, sempre di più, qualsiasi cosa questo possa voler sì, dire. Infatti, ma noi lasciamo perdere, non cerchiamo i doppi sensi dove non ci sono i doppi sensi. E partiamo con il primo premio. Allora, vedete che sono tutti qua, spero non crolli questo simpatico attrezzo. Il sì. Premio, come al solito, è un prezioso manufatto che è stato messo... Lo stai dicendo con una brutta voce. In realtà, ogni anno, un autore emergente o comunque autore che noi riteniamo valido, ci presta la propria opera per realizzare la grafica di questi inutile premi. Dirsi che siccome noi siamo dei volontari, anche il simpatico disegnatore che viene preso per fare la grafica del premio lo fa a titolo gratuito e noi lo ringraziamo sempre. Se stai per dire che paghiamo in visibilità, lo sai che verrai probabilmente infatti, ucciso durante... Non l'ho detto apposta. Perché è da troppo tempo che viaggio, appunto, almeno 10 anni in video, cioè in audio e in video, che per dire una cosa del genere. Comunque quest'anno ringraziamo Rosanna D'Arpa, Rox, sì, in Arte Rox, che ci ha omaggiato questo, sì, questa grafica. Della mascotte del premio in questione. Il primo che artista che collaborò con noi fu Ops, il secondo fu Mirko Fascella e adesso abbiamo Rosanna D'Arpa qui con la sua eroina e la mole dietro che escono. Rosanna. Rosanna, sì, sì, c'è sempre questo problema. È che la chiamiamo Rox e quindi... il primo dei premi che assegniamo è sulla sceneggiatura. Ci ha molto colpito la sceneggiatura di Non è te che aspettavo. Che sì, fumetto edito dalla Bao. Un volume che veramente ha colpito tutti quanti per l'intensità con cui racconta una esperienza personale dell'autore, certo, che è effettivamente un'esperienza molto dura, molto difficile, certo, e cioè ha avuto un bambino con dei problemi e come lui ha affrontato questa situazione e direi ne viene fuori davvero un bel racconto. Sì. Assolutamente uno di quei volumi che noi definiamo, come ovviamente tutti quelli che abbiamo premiato, da tenere in libreria anche se non si è un amante dei fumetti. Passiamo alla seconda. Qui siamo sul disegno e per il disegno vince Il gusto di Emma. Il gusto di Emma è un volume molto particolare perché non racconta davvero una storia inventata, ma è più una biografia. Stai parlando con i soffitti. Sto parlando sempre con i soffitti, sì, scusatemi. Ok. Racconta la biografia della protagonista che inizia la sua avventura lavorativa presso la guida Michelin, sì, e quindi impara a valutare il cibo, a valutare le location, a dare le famose stelle Michelin in giro per la Francia. In sì, la caso. Cosa particolare è che la prima diciamo collaboratrice della guida Michelin, donna, in un ambiente totalmente maschile. Sì, e quindi viene messa alla prova sotto diversi punti di vista, ma quello che premiamo è il disegno, che è sì, davvero notevole, molto molto bello, sì, un po' acquarellato, sì. Autrice, cioè, la casa editrice è la Disney, assolutamente la Dinit, non la Disney. Dinit. Ho avuto un attimo di follia, scusate, l'assus freudiano, sì, questo qua sì. È assolutamente un volume da prendere, sono due volumi in realtà, quindi la storia si dipana su due volumi. Assolutamente anche questo è un libro interessante. E passiamo al colore, signori. Per il colore, una vecchia conoscenza. Una vecchia conoscenza perché l'anno scorso aveva già vinto un premio il primo volume. Sì. E quest'anno vince il premio anche il secondo volume, in questo caso per il colore. Questo fumetto, Il Castello delle Stelle, l'anno scorso aveva vinto The Best, se non erro, perché aveva delle caratteristiche
a tutto tondo belle. Sì. Quest'anno comunque sia come The Best abbiamo fatto una scelta leggermente diversa, però stava correndo anche lui. Il Castello delle Stelle, sia il primo volume che il secondo volume, in questo caso il secondo volume, ha sempre un impatto fortissimo sia per la qualità della storia, dei colori, del disegno, del formato, ce le ha praticamente tutte. E quindi è un volume da prendere. Sì, assolutamente, su questo non c'è proprio nessun dubbio. Sono due volumi da prendere. Saranno tre volumi da prendere. Probabilmente il terzo anche. Quarta, packaging. Il packaging va a Mini VIP e Super VIP, il mistero del Via Vai. Un volume anche per noi nostalgici che ci ricordiamo del film di Bruno Bozzetto, Super VIP. Molto bello, la storia è il seguito di quello che era successo nel film di Bozzetto. Sì. Ed è molto interessante anche come storia, molto divertente, con un tipico humor da Bruno Bozzetto. In questo caso, questo volume, che di nuovo concorreva su molti fronti, si è distinto per un packaging spettacolare, proprio una cosa che lascia di stucco quando lo si vede. Decisamente, sì. È un volume molto molto curato, è edito da Bau Publishing. Il volume in questione è a nome di Bruno Bozzetto e di Gregory Panaccione, che ha curato la grafica. È assolutamente un'opera importante, imprescindibile per chi ha amato il personaggio di Bozzetto, ma assolutamente anche per chi non lo dovesse conoscere, molto molto divertente. Passiamo alla serie. Allora, serie, perché inizialmente ci siamo accorti che tendevamo a selezionare dei volumi singoli e abbiamo detto sì, perché la serie non è conclusa, ok, va bene, però ci sono delle serie che sono talmente belle che non ha senso non prepinarle, quindi no. Finalmente alcune serie che seguivamo da anni sono concluse e adesso cominciamo a premiarle. In questo caso premiamo The Sender, esattamente, che è una serie di fantascienza. Sì. Con tutte le caratteristiche che uno può desiderare, e quindi un disegno eccellente, colori eccellenti, una storia molto interessante e originale, e quindi vale la pena. Sì, vale la pena. Sceneggiatore Jeff Lemire della storia. Veramente un'ottima, un'ottima storia che si dipana, mi pare, in 6 volumi o 5 o 6 volumi. Sì, 6 volumi, sì. Anche in questo caso, mi dicevamo, l'editore è Bau Publishing. Veramente, se vi piace la fantascienza, è un'ottima lettura. Non vi fate spaventare dai 6 volumi, è veramente bella. Sì. Peraltro è una serie che, come abbiamo detto, è conclusa. Infatti, ma finisce con un gancio enorme. È aperta, diciamo, la chiusura, la fine del finale. Un seguito che peraltro sarà completamente diverso. Sì. Passiamo a la categoria che è nata l'anno scorso, nel senso che dall'anno scorso abbiamo deciso di dare un premio anche all'editoria per ragazzi, perché abbiamo anche a disposizione alcuni ragazzi disposti ad aiutarci a leggere i volumi. Sì. E quindi abbiamo anche il loro punto di vista. In questo caso abbiamo un volume che è Tosca dei Boschi, che secondo me sì, è per ragazzi ed è anche per adulti, ha tutte le caratteristiche in regola per essere considerato uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto. Sì, un volume veramente bello che tratta di un periodo storico molto particolare, ma oltre all'attenzione e alla cura del dettaglio sul periodo appunto storico che viene trattato, anche l'attenzione alla caratterizzazione del personaggio è veramente... Siamo nell'alto veramente, medioevo. Sì, grazie. Me l'avevo dimenticato. Anche la cura sui personaggi è estrema. Il duo Radice Turconi, che ha siglato questo volume, sempre edito per Bau, è molto presente nella nostra lista quest'anno.
Sicuramente è già un marchio di garanzia perché hanno fatto tante cose belle e quest'anno ne hanno prodotta un'altra che è lo spin-off, potremmo dire, del loro primo volume con Bao, il porto famoso di cui abbiamo parlato tantissimo, sì, in trasmissione e anche in intervista. Quindi andate allo stand Bao, perché comunque c'è parecchia roba interessante. Ma non premiare lo stand, è vero. Premiamo i fumetti. E arriviamo al The Best. Al The Best. Allora, no, c'è un'inquadratura che mi fa molto Blair Witch Project, l'abbiamo fregato il povero tecnico che sta andando in zen, non importa. Allora, perché il The Best non... è quello non volevi rivelarlo subito? No, Allora, The Best abbiamo fatto una scelta a sorpresa. Sorpresa perché? Perché è un film in bianco e nero. Sì. E normalmente, visto che noi valutiamo tutti gli aspetti, il fatto di non poter valutare il colore poteva sembrare una limitazione molto grossa. Questo fumetto compensa sotto tutti gli altri punti di vista, quindi un disegno, una sceneggiatura, anche un packaging molto 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 accattivanti. Sì. Parliamo comunque di un autore che non è esattamente un emerito sconosciuto. E cioè parliamo di Terry Moore. Esattamente, parliamo di un editore che anche lui ovviamente non è uno sconosciuto, e parliamo sempre di Bao Publishing. Ecco, allora, smettila prima o poi lo svegliamo, controllare. Ecco signori, il The Best. The Best va a Motor Girl di appunto Terry Moore. Quello che sembrerebbe un outsider ha vinto. Outsider perché stiamo parlando, cioè nel nostro gruppetto c'è gente appunto come Alex Alice con Il Castello delle Stelle e tanti altri autori che hanno fatto volumi importanti, perché tutti all'interno della redazione sono rimasti veramente colpiti da questo volume, e quindi questo ha decretato il miglior volume dell'anno. E andiamo ai due speciali di quest'anno, che faremo rapidissimi perché stiamo esaurendo il tempo. Esattamente. Primo speciale Infinity Eight. Sì. Allora, questo speciale perché tra le serie che abbiamo visto, quindi anche in questo caso si tratta di una serie in 8 volumi, sì, questa serie in particolare ha alcuni aspetti che abbiamo trovato estremamente innovativi. In questo caso, ad esempio, il fatto che la sceneggiatura è tutta legata e molto ben costruita, ma ciascun volume è fatto da un autore diverso. Esattamente. Seguito dallo stesso sceneggiatore, che però lasciava una certa quantità di libertà nell'interpretare il proprio pezzo di storia. Come è accaduto per tutti gli altri volumi, anche in questo caso ne abbiamo già parlato in trasmissione, Infinity Eight è una bellissima storia di fantascienza, fantascienza di quella classica per intenderci, ma ogni volume è a sé, cioè tratta un tema particolare che mette in dubbio il lettore, cioè il lettore mentre legge questo volume si fa tante domande e continua a farsene per tutti gli 8 volumi, ma domande di tipo diverso. Ma la maestria incredibile dello sceneggiatore è stata quella di legare tutto fino al fondo. Sì, un'astronave e riuscire nel finale comunque a sorprenderti. Esattamente, un'astronave ripete la stessa cosa per 8 volte, infatti Infinity Eight torna indietro nel tempo per 8 volte e capitano 8 cose profondamente differenti. E arriviamo all'ultimo signori, lo speciale questa volta per ragazzi, eccoci qua. Esatto, questo è uno speciale legato al fatto che è una storia per ragazzi ma molto molto particolare, perché affronta un tema che come dire, non è facile da affrontare in un fumetto per ragazzi, e lo affronta in modo molto molto corretto, e soprattutto rappresenta contemporaneamente sia il punto di vista dei ragazzi che degli adulti, e consente ai ragazzi di capire a volte come la pensano gli adulti, che è una cosa che non è solita. Di solito le storie sono ti spiego adulto come ragionano i ragazzi, invece in questo caso ti spiego ragazzo come ragionano gli adulti.
Infatti, questo, quello che ci ha colpito è proprio il nuovo linguaggio che viene usato. È una cosa che abbiamo trovato molto caratteristica di questo fumetto e che quindi abbiamo deciso di premiare. Detto questo, ci lasciamo subito, chiudiamo con questa cosa, perché consegneremo già i premi. Abbiamo un ospite qui che attende e che adesso faremo arrivare immediatamente in trasmissione. A presto. Ciao. Ciao.